bella ragazzi, sono Altregorosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun. Questo episodio inizia da Tolby perché ho dato un'occhiata dopo aver finito quel video c'è una grotta, quella là, la vedete? Bisogna andare là. Quindi ora bisogna andare nella grotta, perché se vi ricordate il Lord Babi non è più ritornato da qualche giorno fa. Quindi molti dicono che sia andato in quella grotta e che non è più tornato, e va bene. Allora mi vuoi far incazzare, guarda. Va che roba. Ok, ci siamo. Anzi, però ok, andiamo. Grotta di Altmiller, questa è la grotta giusta, finalmente. Però attenzione, perché c'è questa musica, e quando c'è questa musica c'è da preoccuparsi. Aia, perché qua c'è sta roba? Ah, perché forse è buio? Golem e prole, no, è prode. Golem prode. D'accordo. Allora, qui... guarda, una violenta cosa, perché altrimenti qui non ne riusciamo più ad andare avanti. Va bene, e va bene. Ok, ora manca lei. È ancora vivo. Ah, ok, meno male. Quella cosa si fa bu... aia. Sì. No, qui non è molto convincente. Va bene, addirittura il gargoyle, ma non andiamo bene. Due. Comunque ultimamente siamo diventati fortissimi. Va che roba. Ok, qui la cosa non mi sta piacendo affatto. E vabbè. Ah, così è meglio, però. Se facciamo Brina? No, ma se togliamo fa tutto? No, ok, fa solo sta parte lì, va bene. Ah, ok. Forse bisogna fare così per vedere bene dove andare. Ma vabbè. Lo sapevo! Ma vabbè. Spossatezza. E infatti è così che deve essere. No, questa qui non toglie niente.
Ah, lo spirito mortale abbraccia mia. Davvero? No, com'è? Ah, qui è questo. Perfetto, olè. Sì, però un momento. Ma chi li vuole? Vabbè. No, allora perdi qua. Oh, qua no, non mi sta piacendo. Ok. Oh. Ok. Qui è dove andiamo. Ok, mi ha indicato lui la strada. Perfetto. Relazione, qui non c'è niente, che fai? C'è qualcosa qui che posso usare, aspetta. Se la usassi invece una cosa... Facciamo così, tipo. Cosa ottengo? Ok, niente, allora ritieniti questo. Ok. Ah, ok. E lo gnomo. Vabbè. Proverei questo, però... Vabbè, proviamo. Ma non ci fa niente. Ivan è a livello 20, pellegrino, davvero. Elisir. Vai, vita, vita, voglio la vita completamente al massimo. Perché qua c'è una cosa? Puoi vedermi? C'è qualcuno là? Avvolto nella luce psinergica. Chi sarà mai? Che ne sai della psinergia? E come hai fatto a vedermi? Avanti, non ti nascondere. Anche se volessi vedermi, non posso. Come potete vedere? Come puoi vedere? E come facciamo a vederti se sei invisibile? Ah, è vero. Non puoi muoverti. Che ti è successo? Sì. Ho finito il mio elisir e sono collassato qui. Elisir? Cos'è sto rumore che viene? Ma sul serio, manco le... Le navette UFO fanno questo rumore. Che c'è là fuori? Ma è peggio rumore, ma vabbè. Di che elisir si tratta? Anche se ve lo spiegassi, non ci crederesti. E ci!
sembri... sembri moribondo. La tua vita dipende da quelli che li servirò. Idea. È così, potete farmi un favore. Di cosa hai bisogno? Potete procurarvi elisir per me? E dove lo trovo? Nel fondo della grotta. E laggiù c'è una farmacia. Ingegnoso, vero? Vi spiegherò come arrivarci. Lo farete per me? Ma guarda, sono indeciso, ma sì. Stai scherzando, Drago? Non lo conosciamo neppure. Ha detto che non potrebbe muoversi neppure se lo volesse, giusto? Vuol dire che è in pericolo. Mi sembra naturale aiutarlo. Sono d'accordo con Ivan. Chiunque egli sia, dobbiamo aiutarlo. E che cosa ho detto? È vero, dobbiamo aiutare chi è in difficoltà. Va bene così? Ascolta, io ho detto sì, aiutiamolo. Ma vabbè. Allora andate a prenderlo. Cosa dobbiamo fare per prendere l'elisir? Prima di tutto dovete inoltrarvi nella grotta. Troverete 5 rocce sporgenti dal terreno. Ruotate le rocce sul lato sinistro e destro. Ok. Ruotando le rocce nell'ordine esatto apriranno 5 luci colorate. Luci colorate? Sul serio? Ah, sei sicuro? Sicurissimo. 5 luci colorate sulla parete. Saranno di 5 colori. Blu, verde, bianco, giallo e rosso. Girate le 5 rocce secondo questi colori. Cazzo, non mi ricordo già più. Cioè, girate le 5 rocce. Ah, ok, girate le cinque rocce secondo il colore della luce. Ok, ho capito. Le luci blu corrisponde alla roccia più a sinistra. Procedendo verso destra, le altre rocce corrispondono al verde, bianco, giallo e rosso. Quando vedrete una luce accendersi, dovete ruotare la roccia corrispondente. Quindi, procedendo da sinistra verso destra, le rocce corrispondono al verde, bianco, giallo e rosso, giusto? Giustissimo, così facendo farete aprire una porta segreta. Una porta in fondo alla grotta. E chi ce l'ha messa? Risale ad un'antica civiltà, scomparsa da tempo. Fate presto. Ah, proprio così, sai. Sta malissimo. Troviamo in sata quel rimedio, Drago. Andiamo allora. Vai. Ah, qui è proprio invisibile. Avete dimenticato l'ordine dei colori? Sì. Dimmelo velocemente. Partendo da sinistra. Verde, bianco, giallo e rosso. Allora, sinistra, verde, bianco, giallo e rosso. Spostate le rocce secondo i colori per aprire... per far aprire la porta. Un'ultima cosa. L'elisir si trova sul tavolo dietro alla porta. Ok. Allora. Ah, qua proprio non si può andare. E vabbè, cos'è qua? Senti, possiamo scoprire. No! Aia. Là. E che cos'è?
Allora. Vabbè, ma dove stiamo andando qui? Un momento. Vabbè, senti. Una chest. Una fiala. C'è qualcos'altro qui? No, ok, cose vuote, va bene. Ok, allora ho capito, solo nelle zone buie si possono incontrare i mostri. Ma abbiamo tipo una lanterna? Aia. E che cos'è? Ora veloce. Ok, Eva. Ah no, ok, va. Vabbè, allora anche se c'è la luce. Si sale di 10. Ale, che cos'è? Perfetto. Aspetta, ma dobbiamo salire? Ah no. Ah ok, aspetta, questa cosa qui non l'ho vista. No, aspetta, non dobbiamo andare di qua. O forse sì, ma dobbiamo fare il giro per di qua. No, ma sul serio? Siamo così. Ah, ok. Andiamo così. E resiste, perfetto. Allora tutti addosso. Ok. E chi è che anche sale di livello? Ok, altre due salite di livello. Chi è che è salito di livello? Ok, noi siamo saliti di livello. E anche mia. Ma secondo me qua prima o poi ci perdiamo, aspetta, eh. Ok, lì c'è una specie di labirinto. Facciamo sguarcio. Ok, così proprio. Là. Così, ok. Vacca, ma che casino è sta roba? Senti. Aia. Ok.
Ok, capito. Ora bisogna salire per di qui. Oh no! Cacchio, un altro Dijin, porca vacca. No, 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 cos'è sta roba? Posso levare sto coso? Ah no, questo qui è un coso, è un pilastro. Sì, ok. Aspetta un momento, perché qua secondo me facciamo un casino. Aspetta, aspetta, ho capito. Allora di qua si va per di qui. Si sposta questo. No, aspetta. No, completamente sballato. Cacchio. No, però c'è questo, no, però è bloccato da questo qua, quindi. A meno che serva questo. A meno. Aspetta, questo lo possiamo tipo spingere per di qua. Così possiamo saltare. Aspetta, ma così tipo. Tipo resettiamo. Sì, ma dobbiamo rifare tutta la strada. Cosa c'è? Cerbero qua. Più o meno. Aia. Abbastanza forte. Cacchio, lapse energia. Allora, visto che qua c'è sta roba, secondo me bisogna usare Brina qui. Poi no, sto qua deve stare fermo qui. Cagata. Perché dobbiamo spostare questo qui. A meno che non bisogna far cadere quello, però ne dubito. Proviamo. No, non cade. Allora niente, quindi possiamo fermarci qui, ragazzi, e nel prossimo episodio vediamo di risolvere questo enigma e di prendere il Dijin. Quindi direi che per questo video è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Mettere like se vi è piaciuto l'episodio. Mettere like anche se volete supportarmi. E niente. E se volete dire anche alla vostra ragazza, anche se volete dire alla vostra ragazzi anche un commento. E noi ci risentiamo presto, ragazzi. A un prossimo video.